La Volvo Veicoli Industriali è lieta di invitare gli operatori e gli utenti del trasporto al Track Meeting Volvo che si terrà domenica 31 maggio presso l'Adriatica Veicoli Industriali, via Orsoleto 286, San Vito di Rimini, Forlì. Nel cuore di Rimini, nel centro storico, in via Dante 18, il ristorante Chiesa de Vein è un indispensabile punto di riferimento enogastronomico. Specialità della Romagna, con i vini della Romagna e del Passatore, per degustare e mangiare come meglio non si può. La Chiesa de Vein è attrezzata per pranzi o cene di lavoro, banchetti nuziali, a prezzi competitivi e ottimo servizio. Ristorante Chiesa de Vein, di Giorgia e Renato, in via Dante 18 a Rimini, con comodo parcheggio. Siamo in onda? Siamo già in onda? Mi dicono che siamo in onda, ragazzi! Gianni, ragazzi! In onda. Scusa Gianni! Sì, Otello, vai! Sono in regia, aspetta un attimo! Sì, dov'è che sei? Sono sopra in regia! Allora? E allora devo dire qualcosa ai ragazzi, mi trovo in regia, siamo in diretta! Anch'io, anche noi, siamo qui in diretta, insomma! E allora? E allora aspetta, guarda cosa sto facendo! Cosa fai? Allora, tutta la campanella, tutti i programmi che vedete, questa splendida trasmissione viene tutto da questo luogo qui, eh? Abbiamo il giovane qui, che cosa stai facendo tu? Io ho un computer molto semplice, metto le pubblicità, faccio i titoli iniziali. Come, non è mica tanto semplice? Perché sei nuovo, una settimana nuovo. Che sei qui, non no, è vero. Un paio. Bravissimo e simpatico. Poi abbiamo Barba, è conosciutissimo in tutto Rimini, tu sei? Quello che cambia, diciamo, tutti i pulsantini, tutti i pulsantini, cioè tutte le telecamere che sono sotto. Deus ex machina. Carlo Brenda per la prima volta, perché tu 20 puntate l'abbiamo sempre nominato, oddio, qualche volta, però è anche bene sopratitolato, perfetto Carlo Brenda. Ciao Carlo, come sono andate queste 20 puntate? Beh, insomma, abbastanza bene, un po' di fatica. Un po' di fatica, però molto bello, è vero? Molto bello, cioè, ci siamo divertiti parecchio. Giovani loro, giovani noi, anche noi che abbiamo ormai superato i 40, ci sentiamo giovani con questa splendida trasmissione che è la campagna. 5 anni, sono emozionatissimo, veramente. Forse anche più io. È vero, guarda, la finale dopo 5 anni dovremmo essere ormai svezzati a tutto, invece no. Così come un bambino. Anche per te è così? Certo. Bene, mi fa piacere perché vuol dire che è sentita. Chiaramente alla telecamera c'è chi c'è alla telecamera? C'è Daniele, i nomi purtroppo non mi... E invece questo signore qua chi è? Quello che ci dà la voce a tutti, eccolo qua, ciao, io sono Marco, si dà la voce, comunque Marco Cardinali, esatto, sì. Al mixer voce, qui ci sono dei problemini appunto. Sì, di Larsen, esatto. Fattore tecnico, è stato difficile anche per te, sì, perché quanti microfoni hai? 12? Parecchi, 12, sì, comunque mi pare che stia andando tutto bene, problemi non ce ne sono, quindi... dopo 20 puntate, come si posta la prima. Esatto. Grazie. Ciao a tutti, poi parleremo anche di quel bel ragazzo lì. Ti rilascio la linea, Gianni, grazie. Questa è la regia della Bene, campanella. Grazie, grazie a Otello, grazie ai ragazzi della regia. Finalmente abbiamo potuto mostrarvi anche la nostra regia e mostrarvi, ragazzi, che lassù si danno un grande affare perché questa trasmissione, lo ricordo, lo ripeto, in diretta con tutti i pro e i contro naturalmente che ne derivano, possa realizzarsi e possa andare avanti. Allora, vieni qui un attimo, vieni tu, che questa è la mia mascotte. Volevo dirvi questo. Per una volta per tutte, dopo 5 anni, ancora molta gente dice, mi chiama Otello. Otello, ha i baffi, ve l'ho già detto tante volte, Otello è quello coi baffi, quello biondo, bello coi baffi, quello che sembra mio padre. Lui è Otello, io sono Gianni, va bene? Oh, adesso dobbiamo presentare la seconda prova. Molto bravi i ragazzi del Giulio Cesare, divertente la prova che abbiamo sottoposto ai ragazzi. Adesso vedremo e mi auguro che i ragazzi del Giulio Cesare rispettino il lavoro dei ragazzi dell'Einstein, così come i ragazzi dell'Einstein hanno rispettato quello del Giulio Cesare. Allora, vediamo alla prova i ragazzi dell'Einstein, naturalmente i problemi sono gli stessi, la famiglia cambia, però insomma la sostanza rimane sempre quella. Einstein. Ciao mamma! Io vado, eh? Ma aspetta un attimo, dove vai? Dai, siediti qua, mangia qualcosina, su, dai, tieni, sta zitta, su un po'. Senti Francesca, io e te, ora che parliamo un po', insomma, devi deciderti tu.
Insomma, sei arrivata all'esame di maturità e ancora non sai che facoltà fare. Mamma, guarda che io ho già deciso di iscrivermi a Bologna alla facoltà di lettere. Lettere? Oh. È per questo che sei stata zitta fino adesso? Ma che cos'è questa novità? Oh, da liceo scientifico ti sei messa in testa di passare a lettere. Ma non mi farai mica ridere, sai? Come la figlia della Luvisa che ha fatto il classico e poi si è iscritta a geologia. Cretina. Poi troverai male senz'altro. È inutile e alcune materie non le hai approfondite abbastanza. Ma mamma, scusa, ma in che mondo vivi? Guarda che non è mica più la scuola di una volta, sai? Ah. Anche se fai ragioneria, per dire, puoi iscriverti alla facoltà che vuoi. E poi su, io ho già deciso di andare insieme alla mia amica, dai. Ah, andresti a fare lettere perché la tua amica ha deciso di iscriversi a questa facoltà? Ma non per la mia amica, ma perché ho deciso di andare a Bologna con lei, no? Ah, va bene, non mi deve mica interessare a me. Ma dovrò pure darti dei buoni consigli. Ho sempre sentito dire che per fare lettere bisogna aver fatto il liceo classico, su. Oh, ma te sei proprio rimasta ai tempi del diluvio, eh? Ah. Sarebbe Madonna. Meglio, care le mie donne, che vada a stare a cucina, biscavimi ancora da maniera. Non lascia stare, su. Oba! Perché invece tu sti scuschi in Disney? Sta burdella lambate come sti stelle? L'università, il prete! L'università del turismo e quei aremmi! Ma va, dai! Su! Oh, e metti per il riefe da magneta, si buona fegni! Sì, sì, lascia stare, su, va bene, non ti preoccupare che mangi anche oggi, su. Ma vuoi veda, io la tema, io! Adesso vado a vedere la pasta, su. Ma dimmi un po', ma di che università parli a Rimini? Ah, è speciale! Ah. L'ho letto giù nel a Rimini, l'università del turismo, che ho fatto un baleno. È una roba fina, allora. Babbo, te non hai capito proprio niente. Oh, Greta. Ma come ve lo devo spiegare che non mi interessa nessun'altra facoltà? E poi, insomma, io ho già deciso di andare con Barbara Elena. Ma che problemi vi fate, mi chiedo? Le conoscete già bene? È la questione dell'appartamento che mi preoccupa a me, su. Io preferirei che tu andassi in un convitto di suore o con quei gruppi organizzati lì, su. Insomma, io da sola non ti voglio mandare, perché la sera vogliamo sapere dove sei, su. Non puoi essere libera di andare e venire. Oh, sei sempre stata qui in casa con noi, non sei mai uscita, sei figlia unica, oh. E poi guarda il tuo babbo che quando si parla di cose serie fa finta di non sentire. Ma io da fare la schidella. Non so se capisce. Comunque è sicuramente arrabbiato su questo fatto. Sono sì, che voglia. Non ti manda a Bologna da sola. Ma è uffa, uffa. Io a Bologna dalle suore non ci voglio andare, va bene? Sentala. Io voglio avere la mia libertà e la mia indipendenza. Guardate che sono maggiorenne quest'anno. Sì. Il 14 giugno vado anche a votare, io! Sì, ridete. Ma se sono maggiorenne per lo Stato, non capisco perché voi dobbiate fare tante storie. Sì, non capisci proprio niente, te. Un genitore deve pensare dove va sua figlia e poi sta in pensiero, è normale, no? Ma ti dico che andiamo in appartamento. Ah, guarda. E poi ho già deciso. Insomma, sono abbastanza grande, no? E poi... non capisco, che problemi ci sono? Ma non so, ma senti almeno con la Luvisa. La sua figlia è andata con quei gruppi organizzati lì con la parrocchia che ti dicevo prima. Almeno starò più tranquilla, non so. No, non voglio andare, va bene? Ma sentiamo un po', ma quant'è che verrebbe a costare sta roba? Penso sulle 200 o 300 mila lire per sola. Cosa? Battaglia! Ma bisogna tener conto che delle spese per il mangiare, sai? Ma il mangiare lo porterò da casa, no? Cosa vuoi che ti dica, ma? È perché a casa non costa adesso, ma sentiamo, su. Ma a casa costa meno. E poi, mammina, io mi fido dei tuoi doti di economa. Ma poi dopo ti devi portare il da mangiare pronto da casa per molti giorni, su. Ma siete in grado di organizzarvi, non so, di prepararvi almeno qualcosina di caldo, su. Ma insomma imparerò a cucinare, no? Ma vedami! Certo, sì. Certo che se voi non mi date nessuna possibilità, vero? Ah, sì, sì, la conosco la possibilità di certe ragazze che mangiano quelle schifezze di panini a tutt'andare. Oh, claro. E comunque la spesa eccessiva, lo sai bene, che il babbo in fondo non guadagna poi tanto, su. Ma non è la questione dei bar che guadagna o non guadagna. A Claudette Francesca, va all'università del turismo a Rimini, e spicella, alla fine dei cus, i talabbe, a gratis! Ma babbo, ma cosa stai dicendo?
sta che mi ogni ancora? Ma te è qui che chiami Francesca, sei diplomata, sei ancora in vel. In te, meglio spaghetti, chi che vende da spite, che ti abbia ciap la laurea? No, tenetelo, tenetelo. Allora, ecco, rimanete qui, così. Così. Ve le presento, vi presento a cominciare da... Dal babbo. Stefano. Poi abbiamo... La mamma Isabella. Raffaella la figlia. Allora, io vorrei chiedere... Qua ci voleva l'applauso adesso a parte vostra. Vorrei chiedere... Ma in casa fa caldo? Tanto. In casa avete di questi problemi? Cioè avete già affrontato problemi di questo no, tipo? No, si spera di no. Si spera di no. Allora le mamme sicuramente vi staranno guardando. Cioè, no, ditelo, vi mandano a Bologna o vi mandano dalle suore anche loro? No. Penso a Bologna, sì, sicuramente. In appartamento? Sì. Le suore no? Con i gruppi organizzati. Vabbè. Ragazzi, complimenti, grazie anche a te, potete andare. Vuoi dire qualcosa? Un saluto, ragazzi. Vorrei salutare il nostro preside e tutti i nostri professori. Noi siamo per la maggioranza di quinta, ce ne andiamo e l'esperienza è stata molto bella qui a Tele Gabbiano. Grazie. Grazie a voi, grazie. Bene, ma potete andare, mi lasciate i microfoni. Adesso c'è subito la cosa. Sì, allora rimanete qui vicino a me, rimanete qui. Allora dovrei chiamare il giudice, abbiamo avuto ospite alcune settimane fa, ha incontrato il favore del pubblico televisivo ed è un caro amico che ritorna. Non faccio più la presentazione dell'altra volta perché sennò sarebbe troppo lunga, comunque è un attore, scrive dei musical, scrive i soggetti per i musical. Perciò di sceneggiature se ne intende, scrive, pratica, è la persona in grado di poter giudicare. Un applauso per il nostro amico Claudio Saponi. Ciao. Allora, grazie Otello, microfono è tuo. Allora, Claudio. Ruffiani come sempre, stai tranquillo. Qua, visto che ci siete voi tre, vorrei anche gli altri tre se possibile. Venite anche voi, dai ragazzi. Ecco qua che arrivano, due rappresentanti, bastano. Due ne arrivano, va bene così. Allora, Claudio, come va l'estate? Ma l'estate ancora non è arrivata. L'estate sta finendo, no, quella è la canzone, sta arrivando. Qua dentro è già iniziata l'estate. Sì, sembra che cominci. Qua dentro soprattutto. Qua dentro sì. L'estate c'è, è scoppiata. L'estate è scoppiata a livello di sauna. Sì, sauna, questa è una sauna, però è il calore che ci dà il pubblico, vedi? È il calore loro. No, le lampade, uno non le sentirebbe neanche. Sono anche molto corretti, devo dire che sono veramente anche molto corretti. Aspetta, tu dai giudizio, dopo vedremo. Sì, no, dico, voglio vedere se dopo sono corretti. Una parte sicuramente dimenticherà le buone maniere, comunque no, ma ci manca... io sono alto, ma questa non finisce mai. È perché mia madre mi ha innaffiato i piedi. Anche a te, a me ne ha messo poco, invece di mettermelo nei piedi, me lo metteva qua. Vabbè, comunque. Beh, io devo dire che sono stati bravi tutti, era un compito abbastanza difficile. Beh certo, noi abbiamo dato un tema, loro devono scrivere. Un tema che è quotidiano. E sai cosa mi è piaciuto molto? Come hanno preso con ironia le cose della nostra commedia dialettale. L'hanno lavorata molto bene. Sì. Hanno centrato, secondo me, tutti, senza esclusione, i caratteri. Chiaramente c'è stata qualche lieve differenza da una parte e dall'altra. I baffi, però non li consideriamo. I baffi, non bisogna preoccuparsi dei baffi. No, i baffi non c'entrano niente. Delle volte i baffi cadono anche ai padri. Sì, cadono sempre i baffi. Il baffo cadente. Dunque, io devo dire che ho notato, due parole, certo, me lo permettete? Sì. No, come no, devi dirlo. Devo dire che ho notato nella prima scenetta, chiamiamola scenetta, no? Sì, che sono stati puntualizzati i caratteri più sulla macchietta,
c'è stata anche nella seconda parte, però lì sono stati curati bene, poi però c'è stato leggermente dei momenti disorganici. Nella seconda parte invece il momento è stato un po' più organico, un po' più di presa, forse c'è stato un momento intellettuale nella prima parte e un momento più acceso nella seconda parte. Dico il giudizio? Beh sì sì, e noi poi interessa noi due, la nostra. Però un bravo a tutte e due. Un bravo a tutte e due. Sì. Io darei un 5 a 4 per il secondo atto. Claudio, grazie, noi ti ringraziamo. Ecco, una parte gioisce la tra. Tanti auguri per il tuo lavoro. Noi ci rivedremo magari a un'altra campanella in televisione. Mi spiace sicuramente. Ciao. Grazie. Grazie a Claudio. Complimenti ai ragazzi. Andiamo direttamente in cucina con Otello, in cucina. Eccoci qua, stanno consegnando, ci vorrebbe la mobile, eccola la mobile. Eccolo qua, stanno consegnando il primo piatto. Chi l'ha consegnato? Il Giulio Cesare, le ragazze del Giulio Cesare. Eccole qua, pronto, inquadratura. Il bastone del vecchio lo mettiamo qua, che poi mi serve per una cosa. Comincia ad assaggiare. Ricordiamo il Lady G, dove potete andare a mangiare tutti i giorni. Hai ancora la chiusura? No? C'è ancora la chiusura? Che è il martedì, ma vabbè, ma dalla settimana prossima non c'è più. È vero che non c'è più? Poi hai fame, non mi rispondi, cosa fai? Hai fame? Non dire niente, eh? Bel piatto nutrito. Ah, scusa, potresti fare un primo piano a questa bottiglia? Che non c'entra niente con lo sponsor. Questa qui è gentilmente offerta perché ha perso una scommessa con me, il signore Lady G, detto anche Osvaldo. Piccola soddisfazione, noi di campagna, voi del Milan. Ecco, tu hai voluto scommettere e dopo beviamo con i ragazzi nella coppa, sì, con i vincitori, chiaramente io la offro ai ragazzi che hanno vinto e anche agli altri, e ce la berremo alla tua salute. Grazie. Che ne hai tanto bisogno. No, sì. Beh, stai benissimo, è una battuta. Facciamo assaggiare anche a Marzio? Sì, non è qui per caso il direttore, ha proprio fame, ha detto ragazzi, quando si mangia? E ogni tanto passa dalla cucina perché è stanchissimo, ha appena terminato il telegiornale che darà in onda subito dopo la campanella. Ecco che viene consegnato dall'Angela questa ragazza con i capelli abbastanza corti, bella sbracciata, giustamente, ma stai così, è caldo, non è un problema. Secondo piatto viene assaggiato dal lì. Fai ancora il calciomercato? Cominciamo venerdì. Venerdì, so 5, che è sabato balli, cosa 5 fai? Giugno. Balli anche. Sabato sera. Folclore, via, valzer per tutti, folclore, sì, romagnolo. Bene, benissimo, mi stanno tirando i fili. Allora, ragazzi, ci giochiamo qua 5 punti, stiamo attenti, io dico delle cose, ma è importante. Ecco qua, sta assaggiando. Hai mangiato poco stasera, no? Beh, è un tuo piatto, quindi è giusto che tu lo assaggi a dovere. E la finale, ricordatelo, Osvaldo, importante. Da 0 a 5, hai assaggiato tu, Marzio? Non è se lui mangia dopo, in privé è chiaro, non volevi interferire, giustamente. Allora, 5 punti al primo e 4 al secondo. 4 al secondo. Allora, Ciccio! Angela, datevi la mano, 5 secondi perché sono un pochino scotti, cioè sono stati 5 minuti più in padella. Ah, sono. Ragazzi, avete perso un punto, vi stava spiegando Osvaldo perché sono stato troppo in padella. Sì, sono stato troppo in pinto, vedi, si sono spezzati tutti. Invece questi sono più da tagliolini. Sì, omogenei, certo, vedi? Sono più da tagliolini. Questi invece sembravano mal tagliati. No, vabbè, diciamo che hanno fatto un buon lavoro tutti e due. Questi appena 2 minuti più in pentola. Oh, io ti ringrazio dello champagne, ti faccio tanti auguri per l'anno prossimo, per la tua squadra. Salutami, che so che sei molto amico sia di Sivori, sia del presidente della Juventus, che ti viene a trovare spesso nel tuo ristorante, compreso tutta la Juventus. Grazie. Complimenti per i tuoi piatti, complimenti di essere stato qua con noi e ti voglio sempre molto bene. Ti do anche un bacio. Ciao. Bene, a te non ti saluto, ti ho già baciato. Mangiati il piatto, ragazzi. 5 a 4 vince il Giulio Cesare e andiamo. E andiamo 16 a 12 e con 16 a 12 torna la palla e l'immagine a Gianni. Allora, io vorrei ricordare a tutti indistintamente che noi alle 11 dovremo lasciare spazio al telegiornale, perciò dovremo accelerare al massimo i nostri appuntamenti. Allora, presentiamo Roberto Giulio Cesare.
Roberto del Giulio Cesare, mi auguro che si senta con il microfono. Roberto, quanti anni? 16. 16 anni, hai partecipato anche l'altra volta? Partecipato due volte. Hai vinto entrambe le volte, se sì. Non sbaglio. Bene, complimenti Roberto. Posso fare un saluto? Anche un saluto. Devo fare un saluto alle ragazze della prima, che sennò mi linciano. Le ragazze? Sì. Le ragazze. Quanti anni hai? 16. Cominciamo bene. Allora, Andrea dell'Einstein. Andrea dell'Einstein. Quanti anni? 19. 19, anche tu le tue prove le hai sempre vinte? È sempre Rossi lui, quello delle tende. Ah sì, te, è sempre Rossi. Beh, lui è Rossi delle tende. Allora, visto che andiamo, qui invece abbiamo figlio di uno dei più noti avvocati di Rimini, perciò Brancaleoni. Abbiamo rappresentato Rossi e Brancaleoni. Personaggi, ragazzi, già crescono, diventano personaggi anche loro, è giusto così. Avete fatto sorteggio come al solito? No? Bene, io ho una moneta per caso, questa volta ce l'ho, ma ce l'ho anch'io. Tu mi regali, ecco vai, testa, croce, sceglie chi becca. Croce. Comincia lui. Allora, vocali, 4 consonanti, io do una mischiata veloce. Anche perché devo dare a possibile velocemente. Allora, cominciamo. Consonante, ragazzi, silenzio, prova. Abbiamo 5 prove, una più importante dell'altra, perché ogni prova può valere 2 punti. Allora, Z come Zorro. Vocale? I come Italia? T come Torino? R come Roma? Vocale. A come Aquila. T come Totonno. Consonante. M come Mirandigna. Vocale. A come Atalanta. Una consonante e una vocale, giusto? Abbiamo P come Palermo e I come Italia. 45 secondi, via! Prima prova. Allora, vediamo un po'. 2, 4, 7, 2, 4, 6, 8. Allora, andiamo a vedere. 7 abbiamo partita, giusto? Allora, partita, ci siamo? E qui abbiamo imparati. Ok, un punto alla squadra del Giulio Cesare. Io ero contento di aver trovato anch'io da 7, Patrizi invece da 8. Consonante, comincia Roberto. Z di Zorro. A di Atalanta. Consonante. L di Lusignolo. Vocale. E come E l'Aurora. Consonante. V come vai. Consonante ancora. N come no. Vocale. E come e vai. Consonante. Torna Sorrento. Consonante, abbiamo C come carrozzella. A di A. Via.
sei se sono arrivati. Adesso vediamo i ragazzi dove sono arrivati. Allora, qui abbiamo Vacanze e Levante 7 e 7. Controlliamo prima Vacanze. Vacanze, va bene. E poi controlliamo Levante. Levante. Va bene. Allora, un punto ciascuno. 18 a 13. Andiamo con Andrea. Andrea. Consonante R di Ramarro. Vocale. U di Ubbidite. Consonante. H. R di Rospo. E di Eschimo. S di Stupido. F di Farfallone. A come Assunta. L come Licenziata. Vocale. O come Otello. Via. Terza prova, 45 secondi. Ultima puntata. Allora, vorrei soprattutto dire a quella persona che non so chi mi ha suggerito una cosa che tentava di suggerire, evidentemente nella lingua tedesca è così, per uno diceva folare, ma con la F non funziona, non folare non lo accettiamo. Poi abbiamo... Silenzio! Lo so. False, ha scritto il nostro amico Andrea. False di 5, poi abbiamo questo che è di 8. Controlliamo, la parola è fusolare. Fusolare. 2 punti. Chiedi a caso se hanno fatto fusolare. Otello mi stava facendo presente se qualcuno di voi ha fatto fusolare, io avevo fatto folare, come dice il mio amico tedesco, a folare, niente. Allora, tocca a Roberto. Consonante, silenzio. 2 punti solo. 20 a 13. Allora abbiamo la lettera C di Como. Vocale. U di Ustionati. S come Stonati. E come Emissari. C come Cabezon. D come Davanti. E come emblema. S come sospetto. N come navigare. Penultima manche. A come Ascoli.
Allora, eccoci. Allora, segniamo un punto ciascuno, accuse. Un punto ciascuno. Ultima manche, prima però vorrei complimentarmi con entrambi, molto bravi, e vorrei ringraziare il nostro amico Mussoni. Mussoni, sopra e sotto, è stato con noi 20 puntate, anche nel mezzo, però sopra e sotto. Ulisse Sport è sopra, però adesso ci siamo? Siamo, tocca a te Andrea. Consonante, B di Bologna, I di Indino, Q di Quadro, R di Roma, O di Otranto, M di Matteoli, consonante, G di Giordano Cinquetti, vocale, U di Ussogno, consonante vocale, prima una consonante, la R, e poi la vocale e la A. Sei sicuro di avere 10? Allora, punteggio è 21-14, parte l'ultima manche. Allora, ultima, consegnare, grazie. Allora, abbiamo 6-5. 6-5 per il Giulio Cesare. Allora, Rombi lo abbiamo, va bene. Aromi, va bene. Allora, 5. 5 ciascuno, 5 ciascuno. 5 per. Un punto ciascuno. Allora, ragazzi, è stata una bella gara da sera. Molto bravi entrambi, complimenti. Tornate a posto, grazie. Io ti dico una cosa qua, tu mi prepari il tuo sport. Ultima puntata per quanto riguarda la campanella. E anche questa sera voglio ringraziare, da 5 anni ci segue, lo sponsor dell'Embassy. L'Embassy che il 4 di giugno inaugura la stagione estiva. Fuori e dentro, quindi il giardino dell'Embassy con orchestra, le splendide orchestre che tutti gli anni vengono nel giardino dell'Embassy, mentre dentro continua il grosso successo dei due DJ, Rudy e Alex, che domenica prossima appunto daranno un benvenuto all'estate con un remix, così chiamato loro, un remixaggio di tutti i pezzi che sono andati per la maggiore in discoteca tutto questo inverno. Sono delle campionature appunto con un apparecchio strano che ha appunto Rudy, una cosa elettronica, fa questo così chiamato remix. Allora, Rudy e Alex suoneranno e faranno delle cose davvero domenica sera all'Embassy. Noi siamo aperti per questa settimana, ancora giovedì, venerdì, sabato e domenica, mentre dal 4 appunto giugno apriamo la stagione estiva e continueremo fino alla fine di settembre tutte le sere all'aperto per quanto riguarda la musica dal vero e con orchestra, e dentro nella discoteca con questi due bravissimi DJ che sono Rudy Alex. Ancora grazie ai fratelli Semprini per questo sponsor della campanella che si chiama Embassy. Grazie, ci vediamo all'Embassy ragazzi. Bene. E adesso passiamo ai tre punti. Eccoci tre qua. Punti importanti. Eccoci basket, qua, ragazzi. Eccoci qua. Forza col basket. Sono già qua. Al recupero. Mi hai detto. Tu a me hai detto. Io devo dire una cosa qua. Tu vai là, mi prepari i ragazzi. Io sono venuto qui, ho preparato. Complimenti. So che non avevo visto. Certo, mi dicono che ci sono ancora 16 punti in palio. Allora, 22-15, 7 punti di differenza, ancora 16 punti da giocare.
ci giochiamo tre punti, presentiamo solo velocemente, sono sempre da Alex, perché ha vinto prima la prova di calcio, questo è un altro sponsor di Ulisse. Gianluca dell'Einstein. Gianluca dell'Einstein. Tu giochi da qualche parte? Sì, Vittoria Tibeno. Del Vittoria. Com'è andata quest'anno? Siamo salvati in promozione. Vi siete salvati in promozione. Tu giochi a pallacanestro? No. Tu sei quello che gli fanno fare tutti i giochi nel Giulio Cesare, di solito vince. L'altra volta hai tirato sempre da tre, hai preso sempre da tre. No, ho tirato da due, ho preso da due. Ah, da due, li hai presi tutti però. Ancora complimenti, auguroni anche a te. Vediamo chi è che tira per primo. Tre tiri di prova. Sì, certo, certo, proviamo con i piedi di prova. Loro mentre provano, io torno a ripetere che ringrazio ancora Ulisse con tutte le splendide marche. Vediamo chi tira per primo, intanto faccio anche testo croce. Testa, tu segni testa, partita la monetina, croce, ha vinto lui, chi tira per primo vuoi far tirare lui. Allora, parte Giulio Cesare, dopo i tre tiri di prova, perché non hanno avuto l'opportunità di tirare, ripeto a quelli che non conoscono il nostro gioco del basket, da un punto, due punti e tre punti. In questo momento stava provando da tre punti, adesso prova il Giulio Cesare da tre punti. Dicevo ancora grazie a Ulisse per aver offerto splendidi premi, per avere due splendidi negozi con tutte le migliori marche che si possono trovare per quanto riguarda lo sport. Ecco qua, ultimo tiro di prova, poi partirà la prova e ci giochiamo tre punti importanti, perché se dovesse vincere il Giulio Cesare il distacco sarebbe pronto. Allora parte il Giulio Cesare, silenzio o tifo. Auguroni a tutti e due. Tiro da due punti per Alex. Tiro da tre punti per Einstein. Perché è in vantaggio, ancora da tre punti, vuole mantenere le distanze sin dall'inizio. Secondo tiro, è andata male, continua da due punti perché siamo solo all'inizio. Max Del Giulio, con un briciolo di fortuna, torna a tirare da tre punti, 3-2 in vantaggio l'Einstein. Bravo, anche Giulio Cesare sta 6-2. Ancora siamo solo al quarto tiro, no, sei a due, quinto tiro. È il quinto? Ah, è il quinto adesso! Quinto tiro adesso. È il quarto. Sì. Ancora 6-2. Ancora 6-2 ed è il quinto tiro. È il quinto tiro, Alex. È il quinto tiro. Giustamente l'Einstein tira da due punti perché sa che con questo tiro quindi
ha la possibilità. 6 a 2, sesto tiro. Da due punti, bellissima gara, più sui nervi. Solo col tiro da tre puoi pareggiare col tiro da tre. Si sta caricando Alex. Complimenti, bravo, è ripartito col primo tiro, formidabile. Ma io voglio sapere una cosa. Alessandro, era una cosa bellissima vedere. Mi fai come fai? Per caricarti, fai vedere. Guardate come fa per caricarsi. Guarda che roba. Ale, e poi ancora. Non tiravi subito. Stavi lì 2 minuti a caricare. Bravo, magari adesso lo fai, prova. Magari adesso lo fai. Guarda che roba, lo vedi? Erano i nervi per tutti e due, vero? Complimenti, comunque i 3 punti vanno all'Aista, andate a posto, grazie al pallone, che recupera 3 punti e va a 18. 22 a 18. No, non ne ho. Il nostro quartier Sandro, lo ringraziamo. Anche se oramai tu no, io volevo anche ricordare per sì. Quanto riguarda Sandro, la 3bis, la gelateria fruleria di Viale Vesuvio e Sale Kennedy, e poi regaleremo gelati a tutti. Bene, grazie Sandro. Andiamo a fare questo gioco. Pieni Caravan, concessionario Adria, esposizione vendita in via Pupiglia, zona Celle a Rimini. Da Kelly Caravan i nuovi modelli Adria, prezzi di assoluta convenienza e competitività. Kelly Caravan è anche in via Nicolò 54, traversa via Marechiese al Villaggio Azzurro. Per tutti gli articoli da campeggio ed inoltre tende, canadesi, verande, carrelli di ogni tipo e non dimenticate tutto l'occorrente per il campeggio, dal sacco a pelo allo zaino, brandine e molti altri articoli. Presso Kelly Caravan potrete trovare la System Travel, ditta specializzata in noleggio camper con officina per montaggio ganci traino, riparazioni e modifiche. Kelly Caravan e System Travel, il binomio ideale per le tue vacanze. Sempre un qualcosa che trovi solo da Teodorani. Teodorani, specializzazione arredamenti. Nuove e tante, tantissime idee per arredare. Arredati da Teodorani Arredamenti. Strada Statale 16, zona artigianale, Igea Marina. Hai visto come crescono bene? È Cicchetti che ha cura di noi. Vieni nel nostro vivaio, troverai di tutto. Maestosi alberi da viale, minuscoli bonsai, salici piangenti, piante grasse. Guarda la serra com'è grande, qui sto io con le mie sorelle, le mie cugine violette, le aristocratiche orchidee, gli esotici anturium, le gardenie, le begonie, le petunie, le primule. Insomma, ci siamo tutti, anche i miei amici artificiali e allestimenti per parchi e giardini. Da Cicchetti, in viale Ceccarini, angolo viale Bufalini a Riccione. Cicchetti è il tuo verde. Il centro moda Casali è sempre al centro della moda, perché da Casali c'è tutto. Anche la Romagna è un grande centro moda. Centro moda Casali, viale Dante 194 Riccione. Il centro Moquette da oggi diventa il tuo centro affari.
Per la prima volta, infatti, il centro Moquette di Rimini effettua una vendita promozionale delle sue prestigiose marche di Moquette, pavimenti di gomma, linoleum vinilici e corsie per albergo, carte da parati, rivestimenti murali e controsoffitti. E poi, da tutto il mondo, un vasto assortimento di tappeti tutti scontatissimi. Vieni a visitare il tuo centro affari. Conviene. Centro Moquette, Rimini, via 23 settembre 75, telefono 740635. Creare o rinnovare la casa nella quale vivi? Rossi Olanda, idee nuove ed originali per personalizzare il tuo ambiente, per vivere i momenti più belli di casa tua, rivestimenti in ceramica, creazioni di alta qualità firmate da Trussardi, stupendi arredo bagno in ceramiche artistiche, la linea pavimenti La Faenza, con materiali altamente qualificati, pavimenti in legno per tante diverse architetture. Ricorda, per vivere meglio, rivolgiti con fiducia a chi meglio ti può consigliare. Rossi Olanda, via Flaminia, a Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto. Il Partito Comunista ha scommesso sulle donne. Tante donne nelle liste del PC, tante donne elette, è una ricchezza da spendere bene. Votate le donne comuniste nelle liste del PC. La luce nuova per uffici, abitazioni, alberghi e negozi è a Riccione, alla nuova casa del lampadario di Semprini, via Circonvallazione 52. La luce diventa arredamento e Semprini Illuminazione Grandi Firme vi offre nella ampliata showroom le proposte più attuali di lampade, componenti d'arredo, vetri d'arte e illuminotecnica. Il nostro studio di consulenza tecnica è a disposizione vostra e degli arredatori, con 25 anni di esperienza e professionalità. La nuova casa del lampadario è Semprini Illuminazione Grandi Firme, la luce che arreda. Sono con te. Colpo di scena. Colpo di scena perché? Perché è nel momento in cui non siamo stati collegati. Abbiamo avuto delle rimostranze da parte naturalmente di nessuno. Mi dice allora che Loris, che è il giudice unico arbitro di questa gara, ha controllato la parola fusolare e sul vocabolario fusolare non è riportata. Pertanto dobbiamo togliere due punti al Giulio Cesare e aggiungere due punti all'Einstein, il che significa una nuova situazione che vede le due squadre in perfetta parità e se vogliamo inquadrarlo 20 a 20, Einstein 20, Giulio Cesare 20. Eccolo qua. 20 alla pari, 20 alla pari. 20. Allora, sì. Dovremmo essere pronti. Quasi due ore di trasmissione, dopo quasi due ore di gare, siamo ancora 20 pari. Tutto si deciderà nelle ultime 10 domande e in questo gioco importantissimo da tre punti. Allora, naturalmente il gioco delle cabine è sponsorizzato dal Celofan e il Celofan questa sera premia entrambe le squadre, indipendentemente da chi vince ci saranno i biglietti sia per Giulio Cesare sia per l'Einstein e allora andiamo con il nostro sponsor, Celofan. Eccolo, arriva. Celofan Club, musica da batticuore. Allora, ci giochiamo tre punti importanti, forse prima erano meno importanti, Gingo, perché eravate di avanti di due punti e potevano solo un punto. Comunque, 20 pari. Gingo, per quanto riguarda il Giulio Cesare e invece Fabio, ormai un veterano del Polistirolo. Fabio del Polistirolo, l'ultima volta com'è andata? Hai perso? Hai vinto? Bene. Allora, i disturbatori con le nuove tecniche, però una premessa, non appoggiatevi al vetro, se no lo rompete. Voi avete 2 minuti e mezzo di tempo, andate in cabina. Adesso Gianni
vi darai due bigliettini, così invece di dirlo a voce. Vi do il biglietto, chiudiamo dentro. E questi tre punti diventano importanti, divertitevi, allora, divertiamoci. Avete di tempo due minuti e mezzo. Vi consegnerò tra breve i biglietti. Tu li consegni, lo consegni, allora, io lo consegno di qua. Tieni, però ecco, non qua. Cominciate a scrivere fin quando non diamo il via. Leggete, cominciate a vedere. Allora, due minuti e mezzo, i ragazzi dovranno scrivere le opere liriche di Verdi, Puccini, Rossini, via! Consegna. Consegna. Allora, io direi facciamo cominciare lui. Sì. Facciamo cominciare lui. Allora leggi il microfono. Sì. Tu me le leggi? Un attimo col microfono. Allora ricordo che dovevano scrivere sì. Le opere di Verdi, Puccini, le opere liriche di Verdi, Puccini e Rossini. Vediamo cosa. Per quanto riguarda le opere e i nostri, va bene? Sì. Vediamo cosa. No, perché non tu, ma hai visto quando ha perso il primo secchiello? No. Tu hai visto quando ti è caduto il secchiello? Ho sentito. Vabbè, mi è caduto anche il secondo, dopo lo pigliava da terra con le mani. Se lo tiravano, tutte tecniche nuove qui per Vabbè. Siamo alla fine, allora. Dico, siamo alla fine, forse. La Traviata. La Traviata. La Traviata. Guglielmo Tell. Guglielmo Tell. Nabucco. Nabucco. Aida. Aida. Lombardia prima crociata. Falstaff sì. E Otello. Sì. Allora sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esattamente. Passiamo di allora, qua. Allora, vediamo un po' la qui. Bohème. Sì. Bohème. Traviata. Sì. Aida. Barbiere di Siviglia. Don Carlos. Hernani. Lucia di Lammermoor. Rigoletto. Lucia di Lammermoor no. Aspettate, perché a questo punto non è finito, non è finito. Vabbè, aspetta, io adesso vorrei per favore ricontrollarli. Sì. Piano, senza che voi facciate baccano, perché io non ho capito che cosa ha detto, va bene? Allora, io te li segno. Allora, li ripetiamo per favore? È importante. La Bohème. Va bene. La Traviata. Due. L'Aida. Va bene. Tre. Barbiere di Siviglia. Quattro. Don Carlos. Cinque. Hernani. Sei. Rigoletto. Sette. Nabucco. Otto. E Falstaff. Come on.
infatti vorrei... Avete dimenticato opere come Macbeth, cioè le più famose, tipo appunto Macbeth, Il Trovatore, Il Ballo in Maschera, La Forza del Destino. Camminiamo verso i tuoi giusti punti, che sono molto importanti. Poi vediamo altre, Cenerentola, La Gazza Ladra. Bene, ce n'erano tanti altri, io direi... Le più famose, poi ce ne sono... Di salutare tutti, di salutare il pubblico, tutti quelli che abbiamo salutato. Abbiamo tempo dopo. Abbiamo tempo dopo, però è meglio farlo adesso, ti assicuro. No, dobbiamo fare la premiazione. Lo so, ma la premiazione premieremo solo. Allora, col recupero dei due punti e i tre punti vinti in cabina, passa il vantaggio Leinstein 23-20. Sono 10 domande invece di 7. Abbiamo... Come al solito, ce ne saranno 10. Allora, io pregherei un attimo, visto che abbiamo questa serata un collegamento diretto con la regia, se è possibile sentire la vostra voce rispetto alla mia domanda. Mi facevano segno che dovremmo avere uno stacco pubblicitario, è vero? No, no, grazie. Allora, va bene. Allora, noi andiamo con le domande. Volevi salutarmi? No, niente, lo volevo salutiamo dopo se facciamo la prevenzione. Ah, allora, ragazzi, voi che siete a casa rimanete con noi anche al termine, perché dovremmo premiare la squadra vincitrice con i premi di La Trevi e di Caimi. Va bene? E poi dovremmo... Comunque, tre punti, abbiamo 10 domande. 10, non 7, 10, per cui tutto può ancora verificarsi. Allora contiamo 4, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, ce n'è uno in più per favore, uno vorremmo che andasse via? Uno per favore! Benissimo. Allora, avete rinunciato voi a una persona? Allora noi andiamo... A me dicono che voi avete rinunciato ad una persona, perché quello dello sport è dato via. Ah, lo chiami, mi dicono che lo vogliono chiamare, lo vogliono insieme. Allora Luca, vai, veloce per favore. Ecco, così abbiamo nuovamente la parità anche in pedana. E io direi di partire con la prima domanda, silenzio, non suggerite, grazie. Cultura generale. Con quale pseudonimo è meglio conosciuto John Griffith, l'autore del Il richiamo della foresta, e Martin? Uno? Jack London. Per favore risponda una persona sola. La prima che ha risposto, Jack London, esatto. Nel caso la tua risposta fosse differente dalla sua, io accetto la prima, va bene? Perciò attenzione. Con quale pseudonimo è meglio conosciuto John Griffith, autore del Il richiamo della foresta, e Martin Eden, era Jack London? Seconda domanda. Come si chiama la più importante scuola di pittura italiana del XIX secolo, formatasi a Firenze in opposizione? Uno, due... Futurismo? No. Ripeto la domanda per voi. Come si chiama la più importante scuola... Per favore, cosa c'è? State tranquilli. Come si chiama la più importante scuola di pittura italiana del XIX secolo, formatasi a Firenze in opposizione all'accademismo ufficiale, che ebbe come massimi esponenti Lega e Giovanni Fattori? Uno? Macchiaioli. Due. Macchiaioli. Ah! La domanda è lunga e io la faccio lunga. Terza domanda. 24-21, ancora 8 punti a disposizione. Papa Leone III lo incoronò imperatore? Carlo Magno. Ah! 25-21, Papa Leone III lo incoronò imperatore la notte di Natale dell'Ottocento. Di chi si tratta? Carlo Magno. Quarta domanda. Quale pianeta fu scoperto per calcoli matematici? Nettuno. Esatto. Quale
pianeta fu scoperto per calcoli matematici, rilevando delle irregolarità nei tempi di rivoluzione di Urano e Nettuno. Abbiamo 6 punti a disposizione e 5 da recuperare. Pertanto, se questa domanda è all'appannaggio dell'Einstein, abbiamo la squadra campione per quest'anno, sarà lei. E vi prego, ragazzi, di rimanere ai vostri posti, abbiamo da fare la premiazione, perciò vorremmo che rimaneste lì. Scultore fiorentino del XV secolo. Michelangelo. No. Scultore fiorentino del XV secolo. La sua opera più famosa è il David, che si trova a Bargello. Chi è? Donatello. Donatello! Oh! Nonostante io direi di accomunare in un applauso entrambe le squadre, io direi, andiamo con calma. Allora, i secondi, eccoli qua, facciamo, quest'anno ha visto l'Einstein, il Giulio Cesare è arrivato in finale, fate un applauso anche a Giulio Cesare. Champagne!